Lettera agli Efesini capitolo 3 versetto 16, la parola dice così affinché egli vi dia secondo le ricchezze della sua gloria di essere potentemente fortificati mediante lo spirito suo nell'uomo interiore e faccia sì che Cristo abiti per mezzo della fede nei vostri cuori perché radicati e fondati nell'amore, siate resi capaci di abbracciare con tutti i santi quale sia la larghezza, la lunghezza, l'altezza e la profondità dell'amore di Cristo e di conoscere questo amore che sorpassa ogni conoscenza affinché siate ricolmi di tutta la pienezza di Dio. Padre, ti ringraziamo per la tua meravigliosa parola, ti chiediamo di parlare i nostri cuori per mezzo del tuo Santo Spirito in Cristo Gesù, che è benedetto in eterno. Amen. Gloria a Dio, Alleluia. La meditazione di questa mattina è legata al versetto 18, e se dovessimo dare un titolo, potremmo anche intitolarlo L'infinito amore di Cristo. Amen, perché dice: siate resi capaci affinché siate resi capaci di abbracciare con tutti i santi quale sia la larghezza, la lunghezza, l'altezza e la profondità dell'amore di Cristo, l'infinito amore. Ora, in, queste, eh, in questa frase dell'Apostolo Paolo che riguarda appunto l'amore di Cristo, eh, usa termini che riguardano le dimensioni, lo spazio e quindi si parla della lunghezza come spazio, della larghezza, dell'altezza e della profondità. Ma non significa che l'amore di Cristo ci raggiunge in questi spazi fatemi usare adesso questo termine in questi luoghi ma significa che noi prima di raggiungere questi luoghi che possono essere anche lontani da dove ci troviamo lì c'è l'amore di dio perché l'amore di dio e in ogni luogo, perché Dio è presente in ogni luogo. L'amore di Dio si trova in ogni luogo, in ogni circostanza della vita di una persona, ma l'amore di Dio è un beneficio che è legato all'apertura del nostro cuore verso Cristo Gesù. E questo è importante. Ora Paolo parla di queste dimensioni e io li voglio un po' vedere come luoghi perché sono qui fermo, mi guardo e guardo la larghezza del mio spazio, guardo la lunghezza, guardo, posso guardare in alto, posso guardare in basso e vedere anche la profondità e voglio, con l'aiuto del Signore, andare in questi luoghi. E capire il beneficio dell'amore di Dio quando mi trovo in queste circostanze, cioè in questi luoghi. Adesso cercherò di spiegarmi meglio perché sarò abbastanza pratico. Ma faccio una cosa: però non partirò dalla larghezza, cioè dalla prima parte, che, dal primo luogo, diciamo così che Paolo ci dice, ma parto dall'ultimo. Quindi l'ordine che Paolo dà è la larghezza, la lunghezza, l'altezza e la profondità. E noi partiremo dalla profondità, dall'altezza, dalla eh, lunghezza e dalla larghezza. La profondità, questo luogo, quando parliamo della profondità, comunemente noi non vediamo le cose che sono profonde perché camminiamo sulla terra, cioè in superficie. E quando si parla di profondità, cosa ci può venire in mente? A me viene in mente il mare. Non so se voi avete avuto a che fare nella vostra vita con il mare. Qualcuno sorride, ce l'ha avuta perché ovviamente viene dall'isola. Ecco, anch'io sono un isolano come alcuni di voi. E mi ricordo quando mettevo la maschera, le pinne e andavamo in profondità. E purtroppo vi dico cose che non ho potuto gustare adesso io non sto facendo eh, come si dice l'agente di viaggio perché non ho un'agenzia di viaggio quindi non sono di parte però questa, questa bellezza naturale non l'ho potuta sperimentare nell'Adriatico ma quando ero nello Ionio quando andavamo a mare eh, da piccoli nello Ionio ci mettevamo questa maschera e vedevamo tutta la parte rocciosa e tutte queste alghe conchiglie pesce e quant'altro quando si andava senza maschera tu vedevi il fondale ora il fondale almeno dove andavamo noi al mare non era un fondale dove appunto l'adriatico cammini cammini cammina l'acqua viene su viene su poi cammini cammini e l'acqua comincia ad andare pure giù ci sono posti in che vai e l'acqua ti, ti sale. Continua ad andare e invece l'acqua scende, dice che strano. Lì invece cosa succedeva? Che tu senza maschera vedevi, poi a un certo punto nuotavi, 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 nuotavi e a un certo punto vedevi il colore dell'acqua e capivi che già lì era profondo. E vi dico che metteva sì un'emozione, ma in un certo senso anche una certa paura. Perché quando non vedi cosa sta sotto i tuoi piedi... Ve lo, ve lo dico, vi sto presentando quello che provavo, vi sto parlando che ero un ragazzino 12-13 anni e cominciavi ad aver paura, ma anche se avevi la maschera non vedevi niente, quelle sono le profondità. Ora dici: Vabbè, ma cosa c'entra l'amore di Cristo con queste profondità? Non c'entra niente, ma io vi voglio far invece portare a un'altra esperienza con il mare che ebbe Giona. Giona non solo andò nelle profondità degli abissi che è il mare, ma lui andò nelle profondità degli abissi anche in senso spirituale. Eppure essendo stato inghiottito da un pesce perché si allontanò dalla presenza di Dio, attraverso quella esperienza che lo buttò negli abissi, lì Prima che lui arrivasse si trovava l'amore di Cristo, perché lì Giona ha riflettuto sulle sue azioni, lì Giona ha elevato una preghiera e lì Giona si ricordò della benignità del Signore. E a volte questo può capitare anche a noi, che non è appunto un viaggio di vacanze dove sperimentiamo le profondità. Dei mari, ma invece a volte un viaggio spirituale come quello di Giona che ci allontaniamo. Crediamo che a volte con i nostri pensieri, con le nostre azioni, ci allontaniamo dalla presenza di Dio, eppure a volte fuggendo, pensando: Ah, finalmente Dio ce lo siamo tolti un attimo. Dalle spalle, da questa sembra Dio addosso, Dio che mi dice di fare questo. Era un po' così con Giona. Poi ci sono anche altre cose che a Giona non gli stava bene, delle scelte di Dio sulla sua vita. Ma Dio raggiunge Giona nelle profondità degli abissi e lo riportò. Poi potremmo dire in superficie a galla, ma da un punto di vista spirituale. Che dire di Davide? Davide era un uomo che ha vissuto più volte ehm, il rischio della propria vita, perché aveva molti nemici Davide che lo volevano uccidere. Saul molte volte ha tentato alla sua vita, suo figlio Absalom. Eppure Davide scrive nel Salmo 23 quando anche camminassi nella valle cioè scendo giù perché è bello vivere nelle colline da un punto di vista spirituale stiamo parlando ora um, un'esperienza che ci è stata portata da mio suocero che è stato in America gli fecero visitare il Colorado giustamente lui ha fatto la scelta giusta perché gli dissero lui era lì per lavoro vuoi andare a vedere Las Vegas vuoi andare a vedere il colorado e giustamente da credente figurate se lui voleva andare a vedere Las Vegas e poi un, el un elettronico che ha a che fare con la luce con le lampadine e quant'altro vedere Las Vegas che si illumina non era tutto sto granché e ci spiegava che il colorado è un alto piano che il fiume ha scavato dove tu poi a un certo punto cammini cammini e ti affacci nelle profondità della vallata non è visto il colorado, lo so che un punto di vista sembra, ma non è visto dal basso verso l'alto, ma il colorado è visto dall'alto verso il basso. E così vedeva Davide. Quando io cammino nella valle, cioè si scende giù, e queste montagne fanno ombra nella mia vita, cioè quando la morte fa ombra nella mia vita, cos'è che dice Davide, tu. Sei con me, l'amore di Dio nelle profondità della persecuzione. Davide era un uomo perseguitato, potremmo dire oggi perseguitato per la sua fede. Io non so se c'è qualcuno, forse magari che ci sta ascoltando attraverso la pagina Facebook, magari sta vivendo una persecuzione. E a volte sembra proprio di scendere nella valle dell'ombra. Ma dice il salmista, tu sei con me. Anche lì si incontra l'amore di Cristo. E che dire di, del figlio il prodigo? Il figlio il prodigo si allontana dalla casa del padre. E dice la parola, scese in un paese lontano, scese. Era un continuo scendere. Perché quando si sta lontani dalla presenza di Dio, la nostra vita spirituale è un continuo scendere. Dove incontra legami, peccati, questo uomo sperperò tutto quello che aveva. Dice la parola di Dio che sperperava con gli amici, ma con le prostitute, cioè con il peccato, con la fornicazione. Io credo che Gesù voleva sottolineare questo per parlare di qualsiasi tipo di peccato, il fornicare con le cose del mondo. E quindi scese a tal punto che si trovò a pasturare i maiali nel fango, nella sporcizia. Scese, ma anche in quelle profondità. Lui si ricorda dell'amore di Dio. Anche in quelle profondità peccaminose, e questo è quello che testimonia la nostra vita. Io ricordo ancora viva la mia testimonianza, la mia, il mio giorno della salvezza, dove ero nelle profondità del peccato e dei legami, e pensavo che dovevo soffrire in quella circostanza e che Dio mi doveva lasciare in quelle profondità di sofferenza spirituale dovuta al peccato perché meritavo tutto ciò. E quasi, cioè c'era una preghiera contrastante, Signore, salvami! Ma poi dicevo, no, fai una cosa però, non subito, così mi fai soffrire perché io merito questa sofferenza. Ma voi pensate che Dio ha ascoltato la seconda preghiera? Lasciarmi nella sofferenza? No, l'amore di Dio raggiunge quel figlio allontanato, l'amore di Dio raggiunge l'uomo peccatore negli abissi, nelle profondità del peccato. Questo è l'amore di Dio. Vogliamo parlare per esempio di Elia che cade nella sua depressione ministeriale, la depressione del credente. Avete mai sentito parlare della depressione del credente? Io sorrido perché poi vedo qualcuno che mi sorride di voi, dice, eh, potrei scrivere un libro sulla depressione del credente, e la depressione che significa depressione? Non significa scendere. Quando a un certo punto ti deprimi, scendi, stai in un letto, in un divano e non ti alzi perché sei in basso, sei, stai scendendo. Il tuo spirito scende. E non hai la forza di servire il Signore. Non hai le forze per esprimere l'opera di Dio nella tua vita. Sei un credente. Elia era un credente, non è che Elia aveva perso la fede, aveva perso la salvezza. No, però intanto si sentiva depresso, non aveva più quella forza di combattere come aveva fatto qualche giorno prima. Scende il fuoco dal cielo e pensate, eh? era in alto, scende il fuoco dal cielo e poi il giorno dopo cade in basso. È da capire. Io non mi sento maestro nella vita di Elia, anzi mi voglio fare discepolo nella vita di Elia e capire. Ma capire che attraverso questa esperienza dove lui si rinchiude, a me le profondità mi fanno sempre pensare qualcosa dove sei chiuso, c'è il buio, si inchiude in quella spelonca, ma Dio lo raggiunge proprio lì. E lo rialza. A volte magari si guarda la propria vita spirituale, fratelli, ve lo dico perché lo faccio nella mia vita, anche da un punto di vista ministeriale, in questo mi voglio rispecchiare sulla vita di Elia. E a volte cado nelle profondità della depressione. Dico ma Signore, ma perché non vedo questo? Ma perché non si raccoglie questo frutto? Ma perché a volte devi esortare, esortare se magari non vedi nulla? Ma perché a volte sì tanti perché, tanti perché. E lì alzati. Rifai il percorso indietro. Cosa gli aveva detto l'angelo? Mangia, perché il percorso è lungo. E il Signore ci prende e ci rialza e ci fa tornare di nuovo indietro, perché noi eravamo andati verso il basso e il Signore ci ritira su e ci riporta nella giusta posizione il Signore si vuole ancora usare di te non devi vivere la depressione come se non c'è speranza nella tua vita non posso più servire il Signore ormai sono debole disfatto disfatto no non è così non dire non c'è più possibilità ancora sei uno strumento nelle mani di Dio per servirlo magari ti senti come Giuseppe è stata compiuta un'ingiustizia nella tua vita. Avete mai vissuto questo? Avete mai detto, Signore, io ho commesso un'ingiustizia? Oggi tutte ce l'avete, mi fate sorridere. Mi fate... Cosa dice Giuseppe? Oggi è stata commessa un'ingiustizia e io non ho fatto nulla di male. Ma perché è così? Cioè, noi andiamo a vedere appunto la storia di Giuseppe. Entra nella casa di questo Potifar. Diventa una benedizione nella casa di Potifar non si faceva cioè Potifar aveva dato come dire, tutto a Giuseppe non si faceva nulla se Giuseppe non l'avesse comandato in quella casa, e viene accusato di fornicazione di aver abusato della moglie del suo Signore, del suo padrone, viene preso. E mi sembra senza processo, perché poi io mi chiedo: Ma non l'hanno fatto parlare? Io immagino, perché qua non ci sono film, ma io fra le domande gli vorrei fare un Giuseppe un giorno, quando lo, lo vedremo nel cielo. Tante domande ci faremo l'uno con l'altro, soprattutto a, a, a tutti i personaggi della Bibbia, li andremo addosso. Ma, ma Giuseppe, ma hai potuto alzare la mano e dire: Aspettate, fatemi dire la mia un attimo, ma non è così. Fugge, lo prendono e dove lo mettono? Nel carcere. E le carceri erano nelle profondità della terra. Ti mai pensato, hai mai pensato nella tua vita? Io non lo so se Giuseppe l'ha pensato, sono sicuro che Giuseppe l'ha pensato. Ma io l'ho pensato, l'hai mai pensato, signore, ma io che male ho fatto per meritare tutto questo? Perché vivo in questa prigione? Eppure non ho commesso nulla di male, e a un certo punto, la prigione, sai, tu ti guardi e sei rinchiuso, sei nella profondità della terra, sei nella profondità del tuo isolamento. La prigione parla di isolamento. E il problema è che non trovi risposta. Sai, Giuseppe non trovò risposta nella prigione quando si guardava. Non è che sul muro trovava che ne so oggi cos'è no, no, 9 agosto 9 agosto calendario sapete qualcuno l'aveva scolpito prima di lui versetto in Genesi capitolo non c'aveva i versetti non c'aveva niente quando sembra che non arrivano risposte nella nostra vita ma dopo che vediamo la vita di Giuseppe possiamo dire che l'amore di Dio non era nella vita di Giuseppe? Sì, l'amore di Dio era nelle profondità della vita di Giuseppe. Pure se lui non aveva commesso del male, è vero: Giuseppe non meritava tutto questo. Gesù, aveva, Gesù poi pagò questo grande, eh, come dire, questo grande peccato che noi gli abbiamo caricato addosso a lui, che Gesù è morto ingiustamente, ha sofferto il nostro peccato anche in quella morte ingiustamente. Quello è l'amore di Dio, l'amore di Dio raggiunse Giuseppe, noi sappiamo che poi lo tolse da quella prigione e divenne il vice re d'Egitto, ma divenne pure vice re di Potifar comunque, di quello che l'aveva messo in prigione. Certo non, si è, non ci dice la parola che si è vendicato, però chissà come la guardava la moglie stavolta di Potifar a Giuseppe, e il Signore l'ha rialzato. Speriamo nel Signore. Forse a noi ci sembra che Dio abbia commesso un'ingiustizia e stiamo vivendo in una prigione, ma forse quello è il passaggio che la nostra vita doveva fare per maturare. Molte volte anche io mi chiedo, ma Signore perché devo vivere una prigione? E poi il Signore invece mi fa capire che il percorso della nostra vita deve essere questo e lì noi conosciamo l'amore di Dio, i perché nella nostra vita. Daniele, un altro uomo, Daniele, dove si trova nella fossa, nelle profondità della terra. Non è che ci avevano le luci, le lampadine, e lo calarono. Daniele, a differenza di Giuseppe, però, si trova nella fossa per aver trasgredito una legge. Giuseppe non aveva trasgredito la legge. Daniele sì, ma che legge ingiusta. Perché si fece una legge appositamente contro la fede di Daniele. Ah, Daniele è un uomo integro, un uomo saggio, prega sempre su Dio, lì lo dobbiamo far cadere. Queste tentazioni, queste leggi. Fratelli, guardate che la legge contro la Chiesa nella storia c'è sempre stata. Quanti dei nostri fratelli sono andati in carcere e sono morti per la loro fede? E tutt'oggi quanti ce ne sono che vengono imprigionati a causa del Vangelo? E come ci dice la parola di Dio, quanti ce ne saranno? In Apocalisse 13 è scritto che chi dovrà andare in prigione sarà messo in prigione a causa del nome di Cristo Gesù. Fratelli, ma anche quando? a causa della nostra fede noi venissimo presi e buttati, ammanettati, buttati in un carcere, ricordiamoci che l'amore di Dio raggiungerà la nostra vita, anche se sarà la legge, anche se attraverso sembra che abbiamo trasgredito la legge, noi vogliamo rimanere obbedienti al Signore. Daniele, trovò l'amore di Dio in quella fossa, perché proprio il figlio di Dio, Cristo Gesù, che poi si manifesterà successivamente, si rivelerà, era proprio lì presente, che turava la bocca dei leoni e Daniele venne riportato di nuovo in superficie. La profondità dell'amore di Dio. Poi Paolo parla dell'altezza. Gloria a Dio. L'altezza. Ora non solo essere salvati, le profondità, Dio ci ha tratto fuori, ci ha salvato da qualsiasi circostanza che sia spirituale, materiale, ci ha tratto fuori, ma poi ci ha portato anche in alto, in senso spirituale, perché ci ha dato la speranza. Noi non siamo solo salvati e finisce lì. Ma noi questa salvezza ci fa guardare anche avanti la speranza. Cosa significa guardare avanti? Ora, quando noi guardiamo il cielo, l'avete mai guardato? Prima abbiamo parlato del mare, adesso guardiamo del cielo, sempre sul colore azzurro ci manteniamo, diciamo su quella tonalità di colore. Quando guardiamo il cielo, l'avete mai guardato? Sì o no? Perché spesso si guarda il cellulare, ovviamente, però lì è noi che guardiamo le foto del cielo. Guardiamolo, è davanti a noi è immenso bello azzurro che, che magnifica opera anche il cielo che dio ci ha fatto però quando guardiamo il cielo come credenti noi quando guardiamo il cielo guardiamo la presenza di dio noi l'attribuiamo alla presenza di dio ma non solo guardando il cielo noi vediamo che le nostre benedizioni provengono dal cielo e le nostre promesse vengono dal cielo e infatti quando i discepoli guardavano verso il cielo perché una nuvola portò via Gesù. Gli angeli cosa hanno detto? Vedete questo Gesù che va verso il cielo? E lì arriva la promessa: la promessa della speranza. Guardate, questo Gesù ritornerà. E noi, infatti, guardando il cielo, abbiamo una meravigliosa speranza, perché l'amore di Dio ci parla anche della speranza. Del nostro futuro e il nostro futuro, fratelli cari, è glorioso perché noi un giorno dove saremo? Nel cielo perché noi, un giorno, dice la Bibbia, andremo verso l'alto, incontreremo Gesù sulle nuvole e quello ci parla dell'amore di Cristo. Meraviglioso è l'amore di Cristo perché noi abbiamo le promesse attraverso l'amore di Cristo. Quali sono queste promesse? La salvezza era nelle profondità, ma cosa viene dal cielo? Il battesimo nello Spirito Santo, Amen. Il Signore ci ha fatto questo meraviglioso dono, e questo meraviglioso dono, cari fratelli, non è in base a come noi ci comportiamo. Questo meraviglioso dono non è legato al fatto che noi cerchiamo di comportarci bene, non litighiamo col vicino, se qualcuno ci taglia la strada mentre eh, camminiamo a piedi o con la macchina, noi lo benediciamo perché, Signore, ti sto chiedendo il battesimo allo Spirito Santo. Quindi non voglio sbagliare, no, quello è un dono. Quello è il meraviglioso dono che viene dall'amore di Dio e che tu lo ricevi per fede attraverso il suo amore, la sua grazia, la sua benevolenza, perché è una promessa che viene da dove? Dal cielo, gloria a Dio. L'altezza ci parla delle cose spirituali, ma non solo, fratelli, cerchiamo il battesimo nello Spirito Santo, ma anche dal cielo provengono i ministeri. Dice la parola di Dio: Ora, questo che è salito, che cosa vuol dire se non che egli era anche disceso nelle parti più basse della terra? Colui che è disceso, vedete l'amore di Dio che era disceso: è lo stesso che è salito al di sopra di tutti i cieli affinché riempisse ogni cosa, è lui che ha dato, perché lui andando nel cielo ci ha dato lo Spirito Santo, ci ha dato il battesimo allo Spirito Santo, ma ci ha fatto adoni, ministeri, Carismi, doni che vuole distribuire alla Chiesa. Vuoi avere i suoi doni, vuoi avere i suoi carismi, vuoi servire il Signore e chiedere al Signore, dammi un ministero, il ministero della predicazione della parola di Dio. Bello è questo, perché sono tutti doni che provengono dal cielo, dall'altezza, dal cielo, guardando verso il cielo. E questi sono doni meravigliosi, che provengono dal suo amore. E si concluderà quando noi andremo verso il cielo, il suo ritorno: l'amore di Cristo. Poi l'amore di Cristo abbiamo letto che parla della sua lunghezza. La lunghezza, quello che vediamo noi davanti a noi. C'è un cantico che dice: Ogni giorno, lungo il mio cammino, quale gioia sono nella sua mano. E dice proprio Dio: Enoch camminò con Dio. E immagino questo cammino come un sentiero, un sentiero dove non so se li avete mai fatti, dove la vegetazione è, è bella fitta e tu vedi questo solco a terra che, è, che si crea, diciamo, dove l'erba non cresce perché tutti ci camminano in quel punto e si crea questo sentiero. E tu devi ovviamente eh, guardare. Eh, questo spazio, questo piccolo spazio di terra, e non devi andare né a destra né a sinistra, devi andare lungo questo percorso, però non è che tu quando parti in questi percorsi vedi l'arrivo, non lo vedi. Io li ho fatti in Val d'Aosta, ce ne sono percorsi bellissimi. Vedete dalla Sicilia, sono poi passato in Val d'Aosta. Eh... E fece, ho, ho, ho provato a fare questi percorsi. Ci sono i segnali e ti dicono: che ne so, se fai questo percorso, quattro ore di strada, arrivi al rifugio e sei nell'altezza, che ne so, arrivi a questa tale altezza. A me è che io da lì dal segnale, vedo dove arriverò, non lo so. Cammino. In un certo senso cammino per fede. Quello è il segnale, quella è l'indicazione. Noi abbiamo un altro segnale dal punto di vista spirituale, un'altra indicazione della Sua parola. Il Salmo 119, al versetto 105 dice: La Tua parola è una lampada al mio piede e una luce sul mio sentiero. Perché ci sono delle cose che non ci vengono rivelate subito, ma le guardiamo strada facendo, perché poi magari dietro l'angolo c'è qualche imprevisto, c'è qualche sorpresa, qualche cambiamento, non lo so. Però io so una cosa, che lungo questo cammino, che noi comunque dobbiamo fare su questa terra, noi abbiamo la parola di Dio che ci accompagna e questo è l'amore di Cristo. Amen? Amen? E poi abbiamo letto, abbiamo visto che si parla della larghezza. Della larghezza, e pensavo Signore, la larghezza. Che cos'è la larghezza? Eh, e mi è venuta in mente la preghiera di Jabez, che troviamo in Primo Cronache, quando lui dice: Allarga i miei confini, allarga. E i confini ho detto: Ma lui non parlava in senso spirituale, fratello, lui parlava in senso materiale, perché il popolo di Israele era entrato in questo territorio di Canaan, la terra promessa, aveva ricevuto l'eredità della terra, e questa eredità passava da padre in figlio, e quindi era la terra. Lui parlava della terra. Allarga i miei confini, perché allargando i confini lui avrebbe, avrebbe avuto più terra da coltivare, più terra da coltivare significava più cibo e quindi anche più ricchezza. Da un punto di vista materiale. Ora, una delle cose che noi forse ci preoccupiamo di fare è questo tipo di preghiera, allarga i miei confini. Noi preghiamo magari come Yahweh, preservaci dal male, eh, Signore, benedici la mia vita, però sull'allargare i confini ci preoccupiamo perché quando parliamo di beni materiali sembra che è una richiesta che non va fatta al Signore perché altrimenti, eh, come dire, pecchiamo. Ma non deve essere così, fratelli. Il popolo di Dio si deve anche arricchire nei beni materiali. Allarga i miei confini, benedici la mia vita materiale. Perché quando, come dice Gesù, arriveremo al punto della nostra vita che le nostre opere saranno poi valutate, dice, ebbi fame e mi desse da mangiare e bisete e mi deste da bere, fui nudo e mi vestiste. Fratelli, senza i beni materiali, senza soldi, noi non vestiremo nessuno, non daremo da mangiare a nessuno e non daremo da bere a nessuno. Certo, voi mi potete dire "Ma c'è anche un significato spirituale sicuramente". Però Giacomo quando parla parla molto concreto, dice "Se tu vedi il tuo fratello che ha fame e lui che gli, gli metti una pacca nella spalla e dice "Dio ti benedica" e se ne va a casa mangiando così di aria". No, devi dare qualcosa e Dio deve provvedere questo qualcosa. Volete capire come io vedo l'amore di Dio nella larghezza? Signore, benedici la mia vita affinché l'amore di Dio che io vedo nella mia vita, anche nelle cose materiali, io lo possa poi esprimere, quell'amore, anche dando ai bisognosi. Forse il Signore non arricchirà tutti quanti, forse questa larghezza è una misura diversa, ovviamente. E non sto parlando che uguale per tutti. Magari la mia larghezza sarà così, la tua larghezza sarà così. Io non invidio quelli che Dio dà di più, ma l'importante è che noi riconosciamo nella nostra vita, nel nostro percorso, perché questa è la vita che noi dobbiamo comunque attraversare. Siamo pellegrini, ma siamo su questa terra che Dio magari ci benedirà, qualcuno lo benedirà, allargherà i propri confini. Qual è il motivo che l'amore di Dio si vuole esprimere nella tua vita, affinché anche tu possa dare a coloro che hanno di bisogno? È bello, perché dovunque ci muoviamo troviamo l'amore di Dio. Ci sono alcuni, mi soffermo un attimo sulla larghezza, che vogliono allargarsi senza Dio. E allora vogliono cercare il lavoro senza Dio. E allora si affannano a cercare la moglie o il marito senza il Signore. E allora si vogliono cercare la casa, la macchina e il pane. Ci sono quelli che lo fanno. Guardate, che ci sono persone, io ne ho sentiti parlare anche figli di credenti, che si devono allargare i propri confini materiali e dicono: No, non mi converto perché prima devo fare questo, prima devo fare questo, prima devo fare questo. Sono tappe della nostra vita. Ma ah, scusami, ma ah, tu pensavi che il Signore non vuole allargare i tuoi confini e ti sbagli, ma poveraccio, te. E vedi che sia poi chi non crede a queste cose è un poveraccio, no, il Signore vuole allargare i nostri confini. Ogni tappa della nostra vita vuole dare per i nostri bisogni materiali. Questo è l'amore di Dio. Io voglio ringraziare il Signore per ogni cosa. Non so appunto qual è la posizione in questo momento dove tu ti trovi ma abbiamo compreso una cosa o che noi andiamo nelle profondità o che noi siamo elevati e quindi guardiamo in alto l'altezza o che noi stiamo attraversando lungo il nostro cammino un sentiero un po' particolare e quindi abbiamo bisogno di essere illuminati stiamo vivendo questi confini che si allargano non lo so ma una cosa è certa che noi vogliamo sempre stare nelle mani di Dio e la cosa importante è che noi, tutto quello che facciamo, viviamo nella posizione in cui siamo, siamo davanti alla presenza di Dio e siamo avvolti dal Suo amore, perché è meraviglioso il Suo amore, il Suo amore ci condurrà, il Suo amore ci proteggerà, il Suo amore ci benedirà, provvederà a ogni cosa. E quindi noi in questa mattina vogliamo affidare tutta quanta la nostra vita, nelle mani del Signore. Amen. Amen. Dio ci benedica.